Una serata sul senso della pace cristiana e sul concetto di pacifismo. L'iniziativa, promossa dalle ACLI di Arezzo in collaborazione con l'Associazione di Cultura Politica Libertà e Uguale, è stata ospitata dalla Sala Comunale Montetini e ha visto la presentazione del saggio I Cristiani e la Pace, un'opera che risale al 1939, vigilia dell'invasione nazista della Polonia che segnò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma l'attualità del pensiero e delle tematiche trattate ha portato a una recente riedizione da parte della casa editrice, con l'arricchimento di una prefazione curata dall'onorevole Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato e deputato del PD. Sono saggi che sono sempre attuali, soprattutto nei momenti in cui riesplodono tensioni come quelle che stanno avvenendo adesso in Europa. La costruzione di un'unità europea è un percorso lungo, perché comunque viene fuori da storie diverse, da storie antiche, per cui diciamo, sarà necessario ancora molto tempo per arrivare a un esercito comune, per arrivare a politiche estere comuni. Credo che questo conflitto però abbia posto veramente l'accento su questi aspetti che quindi l'Europa non può non tenerne conto, non può non prenderli in considerazione, non può non lavorarci per appunto risolverli, quindi creando un esercito comune, creando una politica estera più coesa, comune. Innanzitutto la parola comunità, quindi il bene comune, l'essere cittadini di una comunità e l'esserne consapevoli già pone, non facciamo parte di uno Stato. Sì, facciamo di uno Stato, ma siamo una comunità di persone che guardano al bene comune e quindi già questo dovrebbe già porci in un atteggiamento diverso. Poi i latini dicevano divide et impera, quindi noi abbiamo tanto da lavorare per l'unione, l'unione. A partire dalla famiglia, figuriamoci dei cittadini, dello Stato, della regione, degli Stati all'interno dell'Europa. Abbiamo tanto da lavorare e non è scontato essere uniti. I tempi di oggi ci dicono questo. Quello che abbiamo conquistato non è scontato ed è faticoso mantenerlo. Quindi si può ottenere facilmente, forse non è stato certo facile ottenerlo, ma è mantenere il livello alto dell'istituzione e del credere che il fatto che questa istituzione ci protegga e ci consenta di vivere quindi in comunità.